senso che il titolo potrà sembrare eccentrico, in realtà io da qualche anno insegno diritto interculturale e declino questa idea di diritto interculturale attraverso una commissione che mette insieme diritto, semiotica ed antropologia. Questo non per un allontanamento, un desiderio di allontanamento dal diritto positivo, ma al contrario, per dimostrare come il diritto positivo, forse per essere conforme ai suoi presupposti di legittimazione, nel momento in cui si incontra con un plafond, con una dimensione dell'esperienza sociale che è vissuta, popolata da diverse culture, quindi da diversi schemi cognitivi, ha bisogno di integrare con altre discipline l'analisi di ciò a cui le norme vanno applicate. Mi spiego subito. È molto difficile riuscire ad applicare una norma se non si capisce la situazione di fatto alla quale si deve applicare. Ora, rispetto a questo, i giuristi del mondo sono totalmente impreparati. Sono impreparati perché ognuno tende ad articolare il suo modo di leggere la realtà secondo i suoi schemi culturali, che sono un po' come degli occhiali mentali, e non si rende conto che la realtà è interpretata, ma poi è diversa a seconda di chi la legge. E quando dico è, non è interpretata, intendo dire che ogni categoria che noi utilizziamo per scandire il mondo in realtà ha una funzione proattiva, cioè tende a definire lo spazio che ci circonda in un modo diverso. Non esiste uno spazio là fuori, qualsiasi cosa ci sia là fuori, in realtà noi la vediamo attraverso la preinterpretazione che ne facciamo. Questa idea di preinterpretazione vi prego di leggerla non in termini ermeneutici, ma in termini psicocognitivi, nel senso che anche se vediamo una sedia, vi provoco da questo punto di vista, nel vedere la sedia i nostri muscoli motori che articoleranno il chinarsi del sedere sulla sedia si mettono in azione, anche se non ce ne accorgiamo. Questa preattivazione in qualche maniera incide sul modo in cui noi stessi vediamo la sedia in termini visivi. Provo a farvi un esempio banale che vi dimostra questo. Vi è mai capitato di viaggiare in aereo ed essere messi in fondo all'aeroplano? Quando l'aereo decolla, no? È notte, per esempio. Voi vedete la punta dell'aereo che si alza. Quando l'aereo sta scendendo, voi vedete la punta dell'aereo che scende. In realtà, dal punto di vista ottico, quello che vedete è impossibile, perché voi siete sempre perpendicolari rispetto all'aereo. Siete seduti, non avete punti di riferimento esterno perché è notte, eppure lo vedete in salita o in discesa. Come mai? La risposta è che voi vedete con le orecchie. Non si sente? No, no, è acceso, è accesissimo. Antonella, non mi insultare. Allora, il punto è questo, in realtà voi vedete con le orecchie, nel senso che la vostra visione è corretta, anche se è otticamente sbagliata. Infatti, se voi vi alzaste e pensaste che l'aereo è perfettamente perpendicolare rispetto al vostro corpo, cadreste irrimediabilmente, perché non sapreste gestire il baricentro. Siccome l'aereo sta scendendo, voi dovete camminare così. Se l'aereo sta salendo, vi dovete mettere in avanti. È per questo che vi dicono, quando l'aereo sta per atterrare, non potete più andare in bagno. Perché molti potrebbero cadere, magari le persone anziane che non hanno granché equilibrio. Cioè, cosa vi sto dicendo? Voi vedete attraverso i sensi qualcosa di sbagliato, perché in realtà il vostro cervello elabora la visione combinando gli stimoli o l'interpretazione degli stimoli che arriva dal labirinto, si congiunge nel cervello e voi vedete una realtà falsata, che è vera, cioè è adattivamente conforme a quello che voi fate. Empiricamente non avrebbe senso. Ora, se noi riusciamo a capire che persino le evidenze empiriche che biologicamente sembrano prodotte dal nostro sistema sono il frutto dell'applicazione degli schemi alla realtà, abbiamo capito cosa significa cultura, che non è infibulazioni, veli, turbanti e altre cose folcloristiche di questo genere. La cultura non è altro che l'intero apparato di schemi proattivi che noi utilizziamo per collocarci all'interno del nostro ambiente di vita. E se guardate il diritto, la cultura ha a che fare più con contratti, successioni, modo in cui si fa commercio o altro, di quanto non pensiamo. Cioè la differenza culturale si colloca al centro dell'esperienza del quotidiano, non fuori. Solo che le narrazioni della modernità tendono ad estroflettere questa dimensione, perché universalizzano ciò che fa parte della nostra tradizione. Questo crea un grosso problema, nel senso che, come vi ho detto, se vedete la serie i vostri muscoli motori si attivano. In realtà, quando noi utilizziamo le categorie, tendiamo a focalizzarci per ragioni di tradizione aristotelica sugli elementi formali, cioè sulle apparenze morfologiche.
In realtà, quando io guardo la sedia, non è solo il fatto che abbia quattro gambe e un ripiano a farne la categoria, è tutto ciò che io ho incorporato da quando ero bambino attraverso la mia esperienza sedendomi sulla sedia. Cioè c'è una sorta di paesaggio connotativo nascosto che non fa altro che riassumere tutte le spazializzazioni di ciò che noi utilizziamo come concetto apparentemente astratto. Ogni volta che io penso al bicchiere, io sto spazializzando la mia idea di rapporto col bicchiere. Cioè sto proiettando pragmaticamente questa idea, che è un riassunto di queste esperienze. Qual è il grande problema? Che di tutte queste esperienze riassunte dall'idea apparentemente evidente, identificata spesso dalla cultura occidentale, soprattutto con la vista, posso chiederle se mi avvicino un po' il bicchiere? Grazie. Noi non abbiamo consapevolezza. Questa non consapevolezza rende drammaticamente non soltanto etnocentrico, ma ovviamente centrato sul nostro sé, su ciò che noi sappiamo ma non sappiamo di sapere, la nostra lettura del mondo, compresa la lettura degli altri. Quando l'altro appare di fronte a noi, anche solo muovendo il sedere diversamente, così come vediamo in maniera sbagliata ma giusta l'aereo che sta decollando, noi interpreteremo quello che lui fa secondo i nostri schemi, che però vengono articolati attraverso un processo che è piuttosto complicato ma ha una dimensione psichica. Cioè quegli schemi, come quello di prendere il bicchiere, io l'ho incorporato, fa parte della mia propriocezione. Se qualcuno mi impedisce di farlo, io ho una reazione di tipo emotivo. E quanto più non conosco ciò che è riassunto dalla parola bicchiere, più denuncerò il bicchiere come simbolo per combattere per la sua reiterazione. Questo è drammatico, perché questo significa che noi utilizziamo categorie generali come bicchiere semplicemente per reiterare le nostre esperienze del bicchiere. Quando guardate un altro che riempie lo spazio in un modo diverso dal vostro, il terrore immediatamente si affaccia alla vostra coscienza. Cioè avete la percezione che nella relazione con l'altro e nella concorrenza per lo spazio, che voi assolutizzate come se fosse una cosa vuota, ma è solo un orizzonte di potenzialità o di possibilità, in realtà il vostro saper fare implicito si blocchi e scatta il conflitto. Tutto questo purtroppo dà luogo a un modo di intendere la differenza che si aggancia alle apparenze morfologiche. Cioè si tende a identificare una differenza visibile nell'altro, che noi riconosciamo come qualcosa di effettivamente diverso da noi, la focalizziamo e molto spesso utilizziamo quella differenza per decategorizzare l'altro. L'altro non è alla nostra altezza, l'altro è di una specie differente, l'altro ha altri intenti, l'altro ha limitazioni, l'altro non capisce i diritti umani, l'altro è terribile. Perché in realtà noi combatteremo poi per dichiarazioni, poi vi farò vedere ben pieno, il più possibile universali, ma in realtà staremo lottando per la reiterazione degli nostri schemi particolari, senza chiederci assolutamente che cosa sta dietro l'apparenza morfologica dell'altro. Cioè quali sono le storie, i paesaggi connotativi che l'hanno condotto ad agire in quel modo, ad occupare lo spazio in quel modo. Adesso io vi propongo di andare lontano dall'economia, lontano dalla dignità, lontano dalla storia degli uomini e proiettarci nello spazio. Perché la vita nello spazio ci restituisce una situazione assurda che è molto simile a quella della condivisione nello spazio con uno che ha schemi di concettualizzazione differenti e non capisce quello che sta facendo. Anche la prossemica, se io mi avvicino troppo a lei, le rimane male. Potrei essere di un'altra cultura, ma immediatamente una reazione di un certo tipo. Il punto è che nello spazio tutte queste cose saltano, non perché c'è un altro che può essere decategorizzato o ricoperto con uno stato di negazione. Lì c'è qualcosa di terribilmente più forte di noi, l'assenza di gravità, che anche le cose più banali le trasforma in un interrogativo, e ci costringe a domandarci con un percorso interiorizzato di ricapitolazione e di rilettura di ciò che ci ha portato a concettualizzare le cose, tutto quel paesaggio semiotico che possiamo riutilizzare per affrontare una situazione completamente nuova contro la quale è inutile combattere, perché contro l'assenza di gravità non si può combattere. Per questa ragione, negli ultimi tempi è scoppiata una mania istituzionale, nel senso che il Presidente della Repubblica Mattarella, Gentiloni eppure il Papa hanno parlato con gli astronauti nello spazio, erano stati preceduti da Benedetto XVI, ma devo dire il discorso di Benedetto XVI era piuttosto politico, non era granché denso,
Io ho proposto alla professoressa Di Cicco tre brani, lei ne ha selezionato uno che adesso vi mando, per questo siccome non parlerò io chiedo un attimo di tolleranza, per farvi vedere che non sono matto io che me ne vado nello spazio per spiegarvi le culture, ma vi faccio sentire dalla viva voce delle astronauti quello che loro restituiscono, preannunciandovi che loro fanno una cosa straordinaria. Vi propongono di guardare la Terra attraverso una metafora invertita. Cioè, anziché la navicella, la stazione spaziale internazionale, una metafora della Terra, la Terra una metafora della stazione spaziale. Tutto questo utilizzando la loro vita lassù come tutti gli esperimenti nello spazio. Cambi le condizioni al contorno, improvvisamente quello che ti sembrava costante diventa variabile. E capisci che forse ciò che sembra universale sulla Terra invece è una applicazione specifica di una legge che devi ridefinire. Adesso io vorrei far partire il dialogo, lo fa lei, questo dialogo del Papa, e vedrete che quello che ho tentato di dirvi prende corpo immediatamente. Giulio, questa è la stazione spaziale, vi che sentiamo molto chiaramente. Bene, adesso passiamo la parola a Papa Francesco. Buongiorno a tutti voi. And Your Holiness, Santo Padre, la mia opinione personale, quello che mi dà gioia ogni giorno è di guardare fuori e vedere il creato, e vedere da questo punto di vista, da questa prospettiva il creato. Non è possibile veramente se non si viene qua a vedere la bellezza grandiosa del nostro universo. Che vedo io qua è una prospettiva incredibile, è la possibilità di vedere la Terra un pochettino con gli occhi come li vede Dio e vedere la bellezza e l'incredibilità di questo pianeta. As we see that the peace and serenity of our planet, noi vediamo la pace, la serenità del nostro pianeta nel viaggiare. A tanti chilometri non ci sono conflitti, non ci sono frontiere, tutto è pace e vediamo quanto è fine l'atmosfera e ci rendiamo conto di quanto siamo fragili, la nostra esistenza umana è fragile e nella nostra collaborazione qui in questa stazione internazionale è un esempio di quello che possiamo raggiungere insieme, è un esempio per tutta l'umanità, quindi se tutti potessero vedere questa prospettiva dallo spazio, forse il futuro dell'umanità è molto meglio visto da qui. La nostra velocità orbitale di 10 km al secondo, noi vediamo una Terra con degli occhi diversi, vediamo una Terra senza confini, vediamo una Terra dove l'atmosfera è estremamente fine e labile e guardare questa Terra in questo modo ci permette di pensare come esseri umani, di come tutti dovremmo lavorare assieme, collaborare per un futuro migliore. Ma in quella risposta mi è piaciuto tanto quello che voi due avete detto, no? Lei, il primo, è andato alle proprie radici per spiegare questo. È andato dal nonno. Diceva che aveva fatto l'astronauta e lei, lo faceva suo nonno. Che viene dall'America, è riuscito a capire che la Terra è troppo fragile, è un momento che passa, 6 km al secondo, ha detto il dottor Nespoli, è una cosa molto fragile, fina, l'atmosfera è tanto capace di fare del male, di distruggersi, no? E lei è andato proprio a guardare con gli occhi di Dio. Il nonno è Dio, le radici è la nostra speranza e la nostra forza. Ma mai dimenticare le radici, questo a me fa bene sentirlo. E da voi. Grazie. E viaggiare nello spazio modifica tante cose che si danno per scontate nella vita quotidiana. Ad esempio l'idea di su e di giù. Mi domando, c'è qualcosa in particolare
che vivendo nella stazione spaziale vi ha sorpreso, e c'è al contrario qualcosa che vi ha colpito proprio perché ha trovato conferma anche lì, in un contesto così diverso? Grazie Santo Padre per questa domanda. Lascerei la parola al collega americano Mark Van de Hai. Holy Father, what surprised me Santo Padre, quello che mi ha sorpreso è come da una prospettiva diversa guardare alle cose ci può far capire anche una cosa che noi riconosciamo, come finisce per perdere riconoscibilità. Trovi delle cose completamente diverse che sembrano le stesse ma non riconoscibili. Sometimes when I'm working a volte io lavoro con qualcosa che è molto vicino a me e mi concentro su questo e poi mi rendo conto che sto ruotando. Poi vado verso un altro modello e lo guardo da una prospettiva diversa che non mi aspettavo, come se fossi un po' fuori contesto e quindi cerco di capire dove mi trovo. Mi avvicino a qualcosa da un angolo completamente diverso e all'inizio rimango un po' sconcertato perché non riesco a capire dove sono, a capire che cos'è. So that's been very interesting. Quindi questo è stato molto interessante per me. E quello che mi ha sorpreso e non è cambiato è che in questo ambiente non abbiamo veramente il concetto di su, giù. E devo sempre decidere qual è la prospettiva che secondo me è il sopra e qual è il sotto per cercare di orientarmi nello spazio. Anche qui dove non c'è più il su e il giù, per riuscire a capire dove sono e trovarmi in questa situazione devo decidere io dov'è il su e il giù. E quindi stabilire il mio microcosmo, il mio microuniverso con i miei sensi, i miei sistemi di riferimento. Questa è una cosa propriamente umana, la capacità di decidere, di decisione. E mi sembra interessante la risposta perché va anche alle radici umane, no? Fermiamoci per un attimo, adesso, il tempo è poco. No, vi invito, se potete, che su YouTube trovate tutti e tre questi dialoghi, troverete ulteriori conferme di quello che sto per dirvi. Il passo successivo è di un altro astronauta che dice: proprio basandoci sull'alterarsi delle cose più ordinarie, noi capiamo che dobbiamo collaborare. Nel senso che percepiamo questa fragilità totale. Nespoli in un'altra intervista dice: io chiedo agli altri di dirmi se sto sbagliando perché non conosco più il movimento del mio corpo. È straordinario, è come se uscisse fuori l'idea di una mente transindividuale. Saltano gli schemi predeterminati e improvvisamente io devo reimparare persino a utilizzare il mio corpo e mi rendo conto che il modo in cui utilizzo il mio corpo è fondato su una concettuologia tutta mia, che uso a modo mio. Ora ritorno per un attimo a fare il giurista. Vedete, in quelle condizioni ciò che emerge immediatamente nel resto del discorso e nelle altre interviste è che gli astronauti, benché vengano da nazioni completamente diverse, abbiano, sì, la prego di conteggiare per un attimo questo perché se no non ce la faccio, benché vengano da culture completamente diverse, tendono a convivere pacificamente. È una cosa difficile, non è una cosa molto semplice. La domanda è: perché ci riescono? Quasi in tutte le interviste e in tutte le esperienze rilasciate dagli astronauti esce fuori l'idea che lassù si riesce a fare qualcosa che giù è difficile fare. Ora vedete, il riferimento alla fragilità è qualcosa che ha a che fare con una lettura introspettiva. Loro lì si sentono mostruosamente fragili. Cioè devono fare una cosa che purtroppo nella pratica multiculturalista e diciamo così nell'interpretazione pluralista identitaria delle differenze noi non riusciamo più a fare. Nel senso che loro tendono a giustificare reciprocamente le differenze. Cioè comprendono che nel rapporto con l'altro in qualche maniera è necessario fare differente la differenza che ognuno percepisce e che l'altro percepisce, semplicemente perché mancano le basi per articolare quella differenza, le basi cognitive sulle quali scommettiamo.
Quando tu non sai più dove è il su e dove è il giù e lo devi decidere, ti diventa evidente che devi agire in vista di un fine. Ora, io vi ho dovuto fare tutta una storiella per farvi capire con l'immaginazione, con l'esperimento mentale che vedete l'aereo su e giù, perché c'è un fine che è quello dell'equilibrio e che imparate da bambini, lo avete incorporato e quindi lo attivate immediatamente. Mediamente noi non agiamo mai con la consapevolezza che ciò che trascegliamo nell'universo semiotico è combinato per raggiungere un fine. E non ci rendiamo conto, attraverso questa mancanza di autotrasparenza che invece loro articolano, e ognuno degli altri la vede, perché quando vede che l'altro deve decidere una posizione diversa, deve in qualche maniera dirlo, altrimenti ci si muove e ci si urta, perché lì non hai punti di riferimento. E non soltanto cambiano le cose, ma cambi tu insieme alle cose. È un cambiamento reciproco. Ora vedete, nei contatti interculturali sulla Terra, purtroppo, gli schemi di territorializzazione, che sono nient'altro che i modi di semantizzazione dello spazio, vengono attivati in maniera riflessa. E se non adottiamo questa capacità di ripercorrere o di riaprire i paesaggi semiotici che stanno dietro le iconizzazioni categoriali che utilizziamo per autodescriverci, saremo incapaci di tradurre. Non vedremo l'alterità. E qui scatta un grande problema. Cioè a dire, come vi dicevo prima, noi lottiamo spessissimo per una categoria generale, ma lo facciamo per riarticolare non ciò che quella categoria con il fine che include potrebbe contenere, ma solo per reiterare il nostro schema di territorializzazione e di semantizzazione dell'esperienza. Se noi aprissimo i paesaggi connotativi che ci sono sotto, probabilmente potremmo scoprire moltissimi elementi di continuità connotativa. E ciò che ci appare categoricamente o morfologicamente diverso potrebbe diventare invece continuum attraverso una traduzione che diventa metaforica, cioè creativa. Ciò che fanno loro nello spazio è una creazione costante, dove tu capisci che per interagire con l'altro, siccome non hai più sicurezze, devi renderti autotrasparente all'altro e l'altro deve fare la stessa cosa. Loro dicono sempre, qui su si capisce che la mente è comune, perché quello che riusciamo a fare insieme da solo non riuscirebbe a farlo nessuno. Tutto questo ci dà un'indicazione molto importante sul modo distorto in cui utilizziamo i diritti umani e la loro universalità nel momento in cui difendiamo le differenze. Purtroppo, vedete, questa specie di iconismo idolatrico, per cui noi vediamo l'immagine e ci colleghiamo e colleghiamo all'icona tutto ciò che c'è sotto e ci attacchiamo a quella, e questo nei conflitti multiculturali si vede perfettamente, no? Identifichiamo il velo, il turbante, in realtà sono feticci che sono mostrati per dire ciò che non riusciamo a dire, cioè le nostre difficoltà di riposizionamento a tutto tondo, perché esistono schemi cognitivi differenti, fanno sì che i diritti umani vengano utilizzati ancora di più nella loro universalità in chiave piramidale. Cioè che succede? Ognuno aggancia la propria differenza al diritto umano, lo sceglie, lo incastona nello spettro semantico che è abbastanza vago e propone la propria differenza come prototipo di universalità o semplicemente come strumento per escludere l'altro dal proprio spazio. Non apre mai una giustificazione. Provate a pensare al modo in cui vengono articolate le cultural defenses o tutto il modo in cui nell'ambito penalistico si ricostruisce la possibilità di esenzione. Se l'ha fatto tuo nonno, se l'ha fatto quello, va bene, fa parte della cultura. Dov'è il processo di giustificazione? Pensate persino ai diritti dei popoli indigeni, stanno finendo intrappolati nello stesso schema. Spazializzano un luogo dove possono mantenere e conservare la loro cultura, ma gli astronauti ci spiegano che cultura significa non qualcosa di reificato che viene dal passato. Non siamo condannati a vivere in un presente ricordato, ma è la competenza culturale. E i diritti umani, in quanto non specchi di universalità, ma strumenti processivi di universalizzazione, da questo punto di vista ci possono aiutare. Faccio un piccolo esempio e poi chiudo, rinvio al testo che poi farò girare. Qual è lo schema? Mediamente noi interpretiamo i diritti umani come una specie di cupola, ognuno ci aggancia la sua differenza, dopodiché la cosiddetta pratica delle accommodations, come funziona? Senza tradurre, noi prendiamo le apparenze morfologiche e facciamo una transazione in senso proprio, ognuno rinuncia a un pezzo, è una rinuncia per amputazione, non è una rinuncia per transazione cognitiva. Non stiamo scoprendo niente di nuovo.
ci dividiamo lo spazio, lo facciamo soltanto se l'altro ha il potere di opporsi a noi o ci conviene, e appena l'altro sparisce o lo neutralizziamo ci riespandiamo. È una mela avvelenata. Guardate che nelle pratiche multiculturaliste accade questo. Che fai? Infibuli o ti droghi? Vabbè, fallo tra i tuoi. Ma se quello si permette di dire ridefiniamo la pratica contrattuale, ridefiniamo il modello di soggettività che sta alla base dell'attore economico che massimizza i vantaggi e minimizza le perdite, applichiamo il velo di ignoranza rawlsiano. E come lo applichi se tu ancora non conosci l'altro? Come fai a decidere quale sarà la tua posizione nel mondo? Infatti le prove di Rawls sulla differenza culturale sono a dir poco deficitarie. Non ce la fai, nel senso che la differenza nasce in questo scambio traduttivo, né il risultato, non è la premessa. Perché nello specchio della trasparenza reciproca, che nasce anche dal senso di fragilità, noi riusciamo a utilizzare i diritti umani non più come una cosa molto generale alla quale agganciamo le nostre pretese individuali, ma diventano un'interfaccia orizzontale, grazie ai loro contenuti qualitativi, per questa trasposizione connotativa. E noi, grazie a questa, riusciamo a ricentrare l'asse categoriale, perché ci rendiamo conto che uno stesso valore, uno stesso fine, può essere raggiunto con mezzi diversi. E questa è quella che io chiamo risonanza contestuale incrociata. Cioè, se tu capisci che l'altro morfologicamente raggiunge un fine simile al tuo in un'altra maniera, improvvisamente ti viene difficile dire no. Attenti, non è funzionalismo, perché il funzionalismo presupporrebbe che questa equivalenza preesista. No, no, è tutta politica, è creativa. La metafora ci sembra evidente dopo che ci hanno svelato che cosa significa, come gli indovinelli. Ma il ground della metafora è sempre inventato. Noi peschiamo in questi paesaggi connotativi. Tutto il diritto positivo può essere inteso così. Ve ne do una dimostrazione banale. Secondo voi l'intercultura c'entra con l'errore contrattuale? Quando è che l'errore contrattuale produce l'annullabilità del contratto? Quando è essenziale, cioè riconoscibile, scusabile, determinante del consenso. Hai detto niente. In una trattativa, per essere riconoscibile, io devo avere una teoria della mente dell'altro che mi dice qual è il modo in cui concettualizza le cose, qual è l'uso medio delle cose, qual è il valore medio delle cose che dà a quegli oggetti, come li struttura all'interno della sua esistenza in relazione a questo paesaggio. So che cosa posso dire e che cosa non posso non dire nelle trattative contrattuali. Se passo alla scusabilità si apre un altro schema enorme, che è quello della giustificabilità dei fini, che ridefiniscono i concetti e il modo in cui noi costruiamo le nostre categorie. Quando devi bere cercando di accappare la bolla d'acqua che gira, riarticoli persino il modo in cui usi la bocca. È terribile. Loro ci danno una lezione incredibile da questo punto di vista, ed è per questo che gli viene così facile invertire la metafora. Paolo Nespoli, alla fine del dialogo con il presidente Mattarella, dice: io vedo la terra così fragile come se fosse una nave spaziale che viaggia nell'universo. E noi siamo i marinai. Vi sembrerà pazzesco quello che sto per dirvi, ma è la stessa ragione per cui in un mondo totalmente gerarchizzato, che era quello coloniale, atlantico, eccetera, eccetera, che ha prodotto la reiterazione dei nostri schemi di dominio spaziale sugli altri, decategorizzandoli, non avevano il progresso. Invece di cercare le cifre dell'adattamento a quell'ambiente, anche da parte loro, la cultura, lì sta la dignità, nella capacità dell'essere umano di creare sempre qualcosa di nuovo, non nella reiterazione di schemi vecchi ai quali siamo affezionati, perché la nostra realtà è quella di una nave che viaggia nell'universo, ed è questa fragilità che ci deve dare la comprensione, a differenza degli animali, che noi siamo gli unici esseri che capiscono il futuro. E dobbiamo identificare la nostra identità sulla base del futuro. In termini tecnici questo significa che potrete usare i diritti umani sempre, ma traducendo i comportamenti che stanno alla base degli istituti di diritto comune. Dovete partire da lì, dai contratti, dalle successioni, cominciando a tradurre, aprendo quegli spazi connotativi e poi usando i diritti umani grazie al loro potenziale assiologico, quindi alla loro plasticità semantica, per identificare connotazioni comuni. E allora improvvisamente vedrete che lo sfruttamento dei diritti umani in modo strumentale e strategico finirà. L'iconismo idolatrico finisce. Ma per questo devi sentirti in quel modo. Chiudo. Come si sentivano i pirati nel Settecento? I pirati nel Settecento furono gli unici che cominciarono a stabilire delle regole
vi invito a guardare il codice della fratellanza di Black Bart, che era così, diceva ognuno vota, sulla nave nessuno può bisticciarsi, i bisticci si fanno a terra, siamo in una condizione di pericolo, lottiamo contro gli altri, dobbiamo collaborare tutti. E la marina inglese decise di annientarli, non per i danni economici che facevano, anche perché c'erano molti danni anche agli spagnoli, ma perché ogni volta che una nave pirata catturava una nave civile o militare, sapete che succedeva? Compreso Black Bart, passavano ai pirati. Lontano dalla terra, sul mare, ciao Carl Smith, improvvisamente i diritti umani stavano ad un'altezza determinata dalla fragilità che ci rendeva autotrasparenti. Il mio invito quindi da questo punto di vista è di cercare di fare una mappatura di tutti gli schemi contrattuali che riassumono le tradizioni, riscoprendole in termini storici e considerando le esperienze come elementi connotativi che vengono riassunti dalla categoria, che noi molto spesso articoliamo come se la sapessimo perfettamente e non lo sappiamo. Mi è bastato evocarvi l'errore contrattuale. Mi fermo qua, grazie. Ring.